Non toccava a me pagare la bolletta della luce, vero? Facciamo un gioco. Devi riuscire a trovarmi. Acqua, acqua. È una specie di orologio a cucù ed è stato costruito da Geppetto in persona. Acqua, acqua. Salve. Mi presento, sono il grillo parlante. Hai mai sentito parlare di Biancaneve e i sette nani, Peter Pan, Dumbo e Alice nel Paese delle Meraviglie? Sono tutti qui, in questo libro. Ti piacerebbe che ti raccontassi una storia? Avrei bisogno di una mano. C'era una volta, in una notte buia e tempestosa, un regno molto lontano dove, in una buffa casetta, immersa nel cuore della foresta incantata, viveva una fanciulla. Oh, scusami, è che leggo queste storie da così tanti anni che... Aspetta, ho un'idea. Staccherò l'ultima pagina di ogni storia e tu dovrai indovinare a quale storia appartiene. Che bel gioco! Ah, Biancaneve e i sette nani. Senti qui come va a finire. Biancaneve e il principe vissero insieme felici e contenti. Nel lieto fine della storia di Dumbo, Dumbo, l'elefantino volante, ritrova finalmente la sua mamma, la signora Jumbo. Ecco Alice, che viaggia nel paese delle meraviglie, ma alla fine torna a casa senza perdere la testa. Questa è la fine della storia di Peter Pan. Capitan Uncino viene cacciato dal coccodrillo TikTok. E Peter Pan, astuto e impetuoso, rimarrà fanciullo per sempre. Sarà meglio metterlo sullo scaffale, almeno finché qualcuno non ci chiarirà un po' la situazione. Ehi, non credo ai miei occhi, la fata turchina. Grillo parlante, sei la coscienza in persona. E ti è stato affidato il compito di aiutare gli altri a scegliere tra il bene e il male.
Ti sei forse comportato male la scorsa notte? No, beh, ho strappato queste pagine, ma volevo solo... Intendo dire, è solo un libro. Adesso ascolta, grillo parlante. Una volta lette, le favole si trasformano in realtà nella fantasia di chi le ha ascoltate. Eliminando il lieto fine, gli eroi sono rimasti in pericolo e i cattivi hanno preso il sopravvento. Altro che coscienza! Un incosciente sono stato. Però riusciremo a riattaccare le pagine. No, no. I cattivi hanno già iniziato a cambiare le storie. Per fermarli non c'è altro modo che entrare nei racconti. Ci riusciremo, dolce fatina. O almeno lo spero. Buongiorno! Oh, salve! Io sono Panco Pinco e tu sei lì fuori? No, invece io mi chiamo Pinco Panco, come fai a non ricordartelo? Vivo qui accanto a te! Oh, non cominciare, intendevo dire che il nostro ospite è là fuori e tu vuoi entrare nella storia, vero? E per quale ragione desideri entrare? Non sai forse che i cattivi hanno avuto la meglio? Ah beh, forse potrebbe essere d'aiuto. Cosa? Aiutare i cattivi? Oh, no, di certo, aiutare i cattivi è sbagliato. I nostri ospiti stanno sempre dalla parte del giusto e aiuteranno i buoni. Oh, sì. Ma prima di lasciarti entrare, dobbiamo essere certi che tu sappia chi sono gli eroi. Ok, cerchiamo tutti insieme Pinocchio. Se riesci a trovarlo, fai clic su di lui. Straordinario! Ecco Pinocchio. Adesso proviamo con qualcosa di un po' più difficile. Cerca TikTok, l'eroe della storia di Peter Pan. Eccolo lì! Ehi TikTok, sei di nuovo in ritardo con l'affitto. E adesso cerchiamo Peter Pan. Trovato anche Peter Pan! Come va ragazzo? A questo punto cerchiamo il grillo parlante. Ehi, sono qui. Eccolo là! Lo dicevo, è stato come cercare un ago in un pagliaio. Beh, direi che è stato come trovare un grillo intagliato in una porta di legno, per essere precisi. Sì, e ora cerchiamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciao Alice! E adesso un'altra splendida fanciulla di nome Biancaneve. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Eccola, è Biancaneve. E ora, cucciolo! Cucciolo! Ti stai di nuovo prendendo gioco del nostro ospite! E dov'è invece Campanellino? Eccoti, dolce Campanellino! Sei la luce dei miei occhi! È la volta di un tipo astuto. Ora devi trovare lo stregatto. È proprio lo stregatto! Allora... Sotto Combrontolo, della storia di Biancaneve e i sette nani. Ecco Brontolo, certo che non è un allegrone. Ti rimangono solo pochi amici ancora da trovare e poi potrai finalmente entrare nelle storie. Cerchiamo Pisolo. Ecco Pisolo, guarda come dorme, ma che strano, eh? E adesso dobbiamo trovare subito Bianconiglio, che è in ritardo per un appuntamento importante. È lui, Bianconiglio! Bene! Dumbo! Ancora insisti a insultare il nostro ospite? Sì, è Dumbo! Adesso devi cercare Dotto! Non sarebbe per caso possibile, voglio dire, ti andrebbe di... Sì, insomma, non potresti lasciarci assaporare per un secondo la gioia di avere trovato Dumbo prima di tirar fuori il nome di un altro personaggio? Sei d'accordo o no? Nano Dotto! Ehi, cerca di non dimenticarti per chi lavori. Il nostro ospite ha dimostrato di conoscere alla perfezione tutti gli eroi del libro ed è pronto ad entrare. Ora ci spalancheremo e tu potrai iniziare l'avventura. Ma io non voglio entrare! Stavo parlando al nostro ospite. Oh, se è così, ci siamo svegliati con la porta con la luna storta stamattina. Yeah.
Coraggio! Sarà una bella avventura! Queste immagini ti sono sicuramente familiari. Appartengono tutte a storie diverse. Scegliene una. Allora, Dumbo è un cucciolo d'elefante e vive in un circo. Le sue orecchie sono così grandi che tutti si prendono gioco di lui. Ma un giorno scopre che proprio le sue enormi orecchie lo rendono speciale. Ecco perché tutti lo chiamano Dumbo, l'elefantino volante. Cattivi di tutto il mondo! Unitevi per dare uno scortese e raggelante benvenuto a Dumbo, l'elefantino cascante! Non succedeva certo questo sotto la tenda del circo, ma forse le cose cambiano quando una banda di clown prende il sopravvento. Ehi, signora Dumbo, che proboscide, eh? Che muso lungo! È perché questa sera il circo è colmo di cattivi che ridono delle cose più orrende. Ma la cosa più terribile è che Dumbo non può più volare. E i clown lo costringono a tuffarsi ugualmente dall'alto per continuare a divertire il pubblico. Non preoccuparti, cara. Il nostro ospite è una persona in gamba. Riusciremo di sicuro a salvare Dumbo. Tanto per iniziare, il clown con il remo colpirà l'altro clown, anziché Dumbo. Dovresti partire dal punto in cui Balzarello si è schiantato. Giù il clown! Sembra tornato di nuovo tutto a posto. Dovrai ricominciare da capo ancora una volta. Ehi, sembra l'angolazione giusta per il cannone. Niente male, l'acqua ha fatto davvero volare in alto il nostro amico clown. Mancato per un pelo. Non che così non si sia fatto male lo stesso. Sai, quando Balzarello è saltato in alto e si è aggrappato alla prima barra del trapezio, avrei giurato di aver visto muoversi questo sacchetto di sabbia qui accanto a me. Quando inizia lo spettacolo? Sembra tornato di nuovo tutto a posto. Dovrai ricominciare da capo a... Ehi! Sembra l'angolazione giusta per il cannone. Niente male. L'acqua ha fatto davvero volare in alto il nostro amico clown. Mancato per un pelo. Non che così non si sia fatto male lo stesso. Sai, quando Balzarello è saltato in alto e si è aggrappato alla prima barra del trapezio, avrei giurato di aver visto muoversi questo sacchetto di sabbia qui accanto a me. Prima di far saltare di nuovo Balzarello, controlla bene che ogni cosa sia in ordine. Ehi, sembra l'angolazione giusta per il cannone. Niente male, l'acqua ha fatto davvero volare in alto il nostro amico clown. Mancato per un pelo. Non che così non si sia fatto male lo stesso. Sai, quando Balzarello è saltato in alto e si è aggrappato alla prima barra del trapezio, avrei giurato di aver visto muoversi questo sacchetto di sabbia qui accanto a me. Prima di far saltare di nuovo Balzarello, controlla bene che ogni cosa sia in ordine. Ehi, sembra l'angolazione giusta per il cannone. Oh, 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 oh.
L'acqua ha fatto davvero volare in alto il nostro amico Clown. È fatta! Hai salvato Dumbo. È appena in tempo per non perdere Balsamico. Siamo stati proprio bravi. Dumbo può volare di nuovo. Torniamo al libro di storie per vedere se è riuscito a trovare la sua mamma. Ah, come teneri! Il legame tra una mamma e il suo piccolo. Non c'è nulla di più forte, soprattutto se si tratta di due elefanti. Non è stato straordinario? Hai davvero ricomposto una delle storie, ma ce ne sono altre tre simili a questa. Con quale vuoi continuare? Affrettiamoci! Se Alice si addormenta non riusciremo più a trovarla, a meno che non si metta a russare. Spugna! Portami subito Peter Pan! Voglio sfidarlo a duello! Ma capitano! Peter Pan vince sempre! Questa volta sarà diverso, Spugna. Vedrai, questa volta sarà diverso. C'è qualcosa di marcio nel mondo delle fiabe. Oh, credetemi, più terrificante di quell'enorme teschio non c'è che il poveraccio a cui apparteneva. Tutto questo baccano per non diventare grande, Peter? Adesso mi hai stancato. Senti, rassegnati a riconoscere la mia vittoria e stanotte finalmente potrai riposare tranquillo e andare in esilio. Per sempre! In esilio? Mai! Non finché riuscirò a sollevare questa spada abbastanza da trapassarti! Raccoglila e non esitare a infilzare questo vecchio baccalà. Che cos'è? Se ti piace il sapore dell'acciaio, allora alzati, pezza da piedi, che non sei altro. Prendi la spada. Gli amici di Peter Pan non sono miei amici. Per bloccare Capitan Uncino, muovi la spada verso lo scudo. Così! Così! Adesso fallo girare intorno alla gabbia di vedetta. Così! Così! Adesso fallo girare intorno alla gabbia di vedetta. C'è un'apertura nella gabbia di vedetta. Così! Adesso fallo girare intorno alla gabbia di vedetta. Continua a spingerlo indietro! Perfetto! Fallo precipitare! Se uno dei pirati sferra un colpo, cerca di bloccarlo, poi colpisci l'altro pirata.
uno dei pirati sferra un colpo. Cerca di bloccarlo, poi colpisci l'altro pirata. Se ascolti con attenzione, riuscirai a capire da quale parte arrivano i pirati. Svelto, muoviti, vecchio piagnucolone! Non hai alcuna via di scampo! Maledizione. Sarebbe giusto attaccare un nemico disarmato? Le cose sono andate nel verso giusto. Non ti resta che sparire con la coda tra le gambe. Continua a spingerlo indietro! Colpiscilo dall'alto! Perfetto! Fallo precipitare! No! Adesso torniamo al libro e vediamo quale sarà la sorte di Capitan Uncino. Grazie, messo a posto le cose. Se hai bisogno di me, sono nel libro. Siamo a metà strada. Qual è la prossima storia? Il lieto fine di Biancaneve e i sette nani è uno dei miei preferiti. Ma ho la strana sensazione che le cose siano cambiate dall'ultima volta che ho letto la storia. Wow! Ehi! Sono qui sopra! Allora, che ne dici? Mi aiuterai a uscire da questa situazione spinosa? Niente male! Ottima mossa! Ottima mossa! Niente male! Ottima mossa!
e il ramo giù. Niente male. Niente. Sì, quello. Sposta. Ora non ti rimane che togliere di mezzo gli ultimi due rami. Sì, quello. Ancora un ramo e sarò un uomo libero. Sì, insomma, un grillo libero. Sì, quello. Ce l'hai fatta! Mi hai liberato e hai anche scoperto un passaggio verso quell'enorme mela. Ho paura che la regina cattiva stia combinando qualcosa. Desiderato conoscere Biancaneve, ma in una situazione diversa. Avanti, mia cara, un solo morso a questa bella mela. Un morso e libererò i tuoi 7 amichetti dalla prigione sotterranea. Svelti, dobbiamo salvare Biancaneve prima che sia troppo tardi. Siamo arrivati troppo tardi. Oh, povera Biancaneve! Nella mia versione della storia non arrivano principi a salvarti. E ben presto anche i 7 nani ti raggiungeranno nel sonno eterno. Accidenti, si sta preannunciando una tragedia. Quando l'ultimo granello di sabbia cadrà nella clessidra, un'altra mela avvelenata sarà pronta. Non ci resta molto tempo prima che quella vecchia strega torni. Sono sicuro che riuscirai a trovare qualcosa qui dentro per sistemare la situazione. Ma ricordati che la regina usa queste pozioni per le sue perfide azioni. Quindi comportati bene. Ci siamo. Eccolo. L'elisir del vero amore. E adesso torniamo indietro agli scaffali degli ingredienti. La pozione per il sonno profondo. Nelle vesti di tua coscienza ufficiale ti avverto, questa porta guai! Per generare un fulmine. Ecco qualcosa di utile per creare una folata di vento. L'ampolla è vuota. Forse il libro delle formule magiche ci dirà come preparare questa pozione.
tenebre della notte? Folata di vento! L'ampolla è vuota. Forse il libro delle formule magiche ci dirà come preparare questa pozione. Urlo di terrore! Wow! Solfato di magnesio? Pozione lunare? Polvere di mummia? Veleno di scorpione? Elisir di Bacco. Quando hai finito di versare tutti gli ingredienti che ti servono, accendi il fuoco sotto la pentola. Grandioso! Finalmente possiamo usare la folata di vento. Pozione solare. Tenebre della notte? Succo di cactus? Sporcizia? Folata di vento. Petali di garofano. Quando hai finito di versare tutti gli ingredienti che ti servono, accendi tornando il fuoco sotto la pentola. Mettere a Nanna uno dei sette nani. Oh no! Ormai Biancaneve e uno dei sette nani sono caduti nel sonno profondo. Ecco fatto. Adesso abbiamo anche il fulmine. Pozione di invecchiamento. Ecco cosa beve la regina cattiva per trasformarsi in vecchia strega. Petali di rosa. Pozione solare. Folata di vento. Fulmine. Fulmine. Elisir d'amore. Quelle sono mele verdi. Quando hai finito di vedere. Permette? Temo che abbiamo scelto la persona sbagliata, ma vale la pena provare. Ah, bene. Devo essere sulla strada giusta. Fa attenzione là fuori. Queste storie non sono quelle di sempre. Sogno di Morfeo? Veleno di scorpione? Tenebre della notte? Succo di cactus. Cristalli. Fulmine. Fulmine. Quelle sono mele verdi. Quando hai finito di versare. Wow!
petali di rosa. Pozione solare. Fulmine. Fulmine. Quando hai finito. Ottima mossa. Ora la storia nei settimanali deve finire. Vivranno per sempre felici e contenti, e tutto grazie a te. Bene, cosa dice? Eh sì, è proprio così, una sola storia ancora. Allora, la nostra prossima storia sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. La piccola Alice ha vissuto tantissime avventure, ma è sempre riuscita a non perdere la testa. Per ordine della regina abbiamo l'ordine di prepararci ad essere preparati a tagliare la testa di Alice! Certo però che questi cattivi non tengono mai la bocca chiusa. Oh cielo, no! Se torno a casa senza testa, mia madre non vorrà mai più saperne di me. Questo finale è andato completamente in pezzi. Wow! Alice deve essere qui da qualche parte. Meglio tardi che mai, almeno spero. Ciao, ciao Alice. Mi dispiace, siamo un po' in ritardo. Temo che non potremo fare molto per te. Oh sì che potete. Potete cercare il mio corpo. Ma è proprio qui. Oh, grazie al cielo. Sareste così gentili da portarmelo. Mi trovo in un bel labirinto di cespugli. Fate in fretta, per favore. Dai, corriamo! Chissà quanto ci impiegheremo a trovare la strada giusta! La strada giusta? Non c'è altra strada qui che quella della regina! Se il grillo e chi lo accompagna osano muoversi, tagliate loro la testa! Seguite la mia voce! Vi condurrà dritti a me! Dai! Alice sta aspettando! Ascolta bene, cerca di capire da quale ingresso proviene la voce di Alice. Se volete vi consiglio di affrettarvi! Seguitemi! Sono in ritardo, sono qua giù! Seguite la mia voce, vi condurrà dritti a me. Non può essere la direzione giusta questa! La voce di Alice sembra così distante! Ehi, guarda dove vai invece dell'orologio! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Presto, da questa parte! Le guardie stanno arrivando. Certo che è molto strano questo giardino. Oh, fate largo! Povero me! Come sono in ritardo! Se volete uscire... Presto, a sinistra! No, a destra! Sinistra! Destra! Sinistra! Destra! Per
favore, fate presto. Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Se invece seguiamo la voce di Alice, riusciremo a non perdere la testa. Cioè, a trovare la testa. Lontana, vicina. Sì, non c'è dubbio. La voce di Alice arrivava da questa direzione. Ehi, guarda dove vai invece dell'orologio. Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca. Non c'è nessuno qui con me. E quel che è peggio, non ho neanche... Oh, fate largo! Vi consiglio di affrettarvi! Come sono in ritardo! Se volete uscire da questo labirinto... Seguite la mia voce. Seguitemi. Vi condurrà dritti a me. Sono in ritardo. Da questa parte! Ben fatto. Questo sentiero ci guiderà da Alice. Ehi, guarda dove vai invece dell'orologio. Blocca lo stregatto. Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca. Ascolta bene. Cerca di capire da quale ingresso proviene la voce di Alice. Certo che è molto strano. Sì, non c'è dubbio. La voce di Alice arrivava da questa direzione. Blocca lo stregatto. Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca. Non dimenticatevi di me. Presto, a sinistra! No, a destra! Sinistra! Destra! Sinistra! Destra! Per favore, fate presto! Ben fatto! Questo sentiero ci guiderà da Alice. Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Cerca di far sparire quel fumo! Blocca lo stregatto! La voce. Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Se invece seguiamo la voce di Alice, riusciremo a non perdere la testa. Cioè, a trovare la testa. Seguite la mia voce. Vi condurrà dritti a me. Ora vai. Usa la testa. O perlomeno le orecchie. Ehi, guarda dove vai invece dell'orologio. Cerca di far sparire quel fumo. Ehi, guarda dove vai invece dell'orologio. No, qui! Non c'è nessuno qui con me. Sì, non c'è dubbio. La voce di Alice arrivava da questa direzione. Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Cerca di far sparire quel fumo. Devi assolutamente bloccare questo... Blocca lo stregatto. Cerca di far sparire quel fumo. Blocca quell'oggetto prima che ci colpi! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Ascolta bene, cerca di capire da quale ingresso proviene la voce di Alice. Non dimenticatevi di... Ora vai! Usa la testa! O perlomeno le orecchie! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Cerca di far sparire quel fumo! Cerca di far sparire quel fumo! Cerca di far sparire quel fumo! Blocca lo stregatto! Adesso la voce di Alice sembra proprio a un passo da noi! Non possiamo essere molto distanti ormai! Per favore, fate presto. Ben fatto. Questo sentiero ci guiderà da Alice. Cerca di far sparire quel fumo. Cerca di far sparire quel fumo. Cerca di far sparire quel fumo. Blocca lo stregatto. Cerca di far sparire quel fumo.
Blocca Alt! Quell'oggetto prima che ci colpisca! Eccoti finalmente! Sono molto arrabbiata con te andartene in quel modo! E proprio quando avevo bisogno di supporto! Deve essere per questo che lo chiamano Paese delle Meraviglie! Venite, venite, non c'è tempo da perdere! Dobbiamo trovare Bianconiglio se vogliamo tornare a casa! Presto! Le guardie ci stanno raggiungendo! Oh, fate largo! Povero me, povero me! Ecco qua! Prendi questo pennello! Presto! Colora il rosario! Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Ottima scelta! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Colora il rosario! Forza, forza, non c'è tempo da perdere! Oh, fate largo, povero me! Ottima scelta! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo che arriva! Devi assolutamente Dai! Colora tutte le rose! Forza, forza, non c'è tempo da perdere! Oh, fate largo, povero... Ben fatto! Questo sentiero ci guiderà da Alice! Presto! Colora il rosario! Forza, forza, non c'è tempo da perdere! Ottima scelta! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Dai! Colora tutte le rose! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo che arriva, presto! Penso che siamo più o meno a metà strada. Oh, fate largo! Ottima scelta! Cerca di far sparire quel fumo! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Cerca di far sparire quel fumo! Cerca di far sparire... Dai! Colora tutte le rose! Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Ottima scelta! Presto! Colora il rosario! Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Ottima scelta! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo... Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Dai! Colora tutte le rose! Ups! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca!
Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di... Ottima scelta! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Cerca di far sparire quel fumo! Dai! Colora tutte le rose! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Devi assolutamente bloccare questo che arriva! Presto! Se seguiamo Bianconiglio, riusciremo a uscire di qui. Oh, fate largo! Ben fatto! Questo sentiero ci guiderà da Alice. Cerca di far sparire quel fumo. Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Colora di bianco tutte le rose, tanto per distrarre le guardie. Cerca di far sparire quel fumo. Cerca di far sparire quel fumo. Adesso siamo quasi arrivati davvero. Oh, fate largo! Ottima scelta! Devi assolutamente bloccare... Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Presto! Colora il rosaio! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! Blocca quell'oggetto prima... Se un'altra di quelle cose pazzesche ci colpisce, cerca di far sparire quel fumo! Blocca quell'oggetto prima che ci... Cerca di far sparire quel fumo! Cerca di far sparire quel... Cerca di far sparire quel fumo! Blocca quell'oggetto prima che ci colpisca! 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 Dai! Colora tutte le rose! Cerca di far sparire quel fumo! Devi assolutamente bloccare questo che arriva! Presto! Ecco, mangiate questo! È stato gentile da parte vostra salvare me e la mia storia. Tornate a trovarmi! Alice sta tornando a casa. Che lieto fine! Wow, complimenti! Hai ricomposto tutte le storie. Adesso proviamo a rimettere queste pagine nel libro e il gioco è fatto. Ehi, chi ha preso le pagine del lieto fine? Io no, di certo. Ho preso soltanto questa. Mm-hmm.
anch'io ho preso solo questa! Caricare! Puntare! Fuoco! Presto! Corriamo al riparo! Al riparo! Finalmente! Prendi il libro di storie magico! Per colpire la parte superiore della nave, inclina di più il libro verso il basso! Tiro diretto! Ben vista! Brutti manigoldi! Ben vista! Brutti manigoldi! Ah, così! Guarda quella rete! È volata via come un fazzolettino! Ora puoi colpire direttamente l'albero! Ancora un punto soltanto da colpire! Fate largo! Ancora due alberi da abbattere! Cerca di colpire le reti per far tremare quei pirati criminali! Colpire la parte superiore della nave, inclina di più il libro verso il basso. Per combattere gli altri cattivi, gira per tutto lo schermo e fai clic. Cerca di colpire le reti per far tremare quei pirati criminali. Cerca di colpire le reti per far tremare quei pirati criminali! Per combattere gli altri cattivi, gira per tutto lo schermo e fai clic! Ben vista, brutti manigoldi! E inclina il libro per far rimbalzare le palle di cannone nella direzione che desideri. Ah, ottima mossa! Per colpire la parte superiore della nave, inclina di più il libro verso il basso. Capitano Uncino ha ripiegato verso la roccia del teschio. Fai fuoco contro di lui! Ancora dei personaggi cattivi di altre storie da annientare. Per tutti i galeoni, detesto i finali felici. Attenzione, ci sono ancora dei personaggi cattivi di altre storie. Prendila! Non lasciartela sfuggire! Sposta e inclina il libro per far rimbalzare quelle mele avvelenate a tutti quei malefici incantesimi nella direzione che desideri. Eccola che arriva! Sì, quella! Pochi colpi ancora e sarà un innocuo pasticcino alle mele.
concentrati sulla porta frontale di quell'enorme mela avvelenata. Concentrati sulla porta frontale di quell'enorme mela avvelenata. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Attenzione, ci sono ancora dei personaggi cattivi. Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le torte e i birilli nella direzione che desideri. Per colpire i clown in basso, tieni il libro meno inclinato. Cerca di aprirti un varco per raggiungere quel terribile direttore del circo. Accidenti a quegli infami! Sarà meglio fare ritorno al libro di storie! Sposta e inclina il libro per far rimbalzarle. Non lasciartela sfuggire! Sposta e inclina il libro per far rimbalzare quelle mele avvelenate a tutti quei malefici incantesimi nella direzione che desideri. Non togli dalla circolazione quelle lanterne. Eccola che arriva. Sì, quella. Pochi colpi ancora e sarà un innocuo pasticcino alle mele. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Attenzione, ci sono ancora dei personaggi cattivi di altre storie. Per colpire la parte inferiore della nave, tieni il libro meno inclinato. Bel colpo! Diretto. Ben vista, brutti manigoldi. Ah, così. Guarda quella rete, è volata via come un fazzolettino. Ora puoi colpire direttamente l'albero. Ancora un punto soltanto da colpire. Per colpire la parte inferiore della nave, tieni il libro meno inclinato. Fate largo! Ancora due alberi da abbattere. Soltanto un albero è ancora in piedi. Ora la nave si fermerà. Cerca di colpire le reti per far tremare quei pirati criminali. Per colpire la parte inferiore della nave, tieni il libro meno inclinato. Cerca di colpire le reti per far tremare quei pirati criminali. Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le palle di cannone nella direzione che desideri. Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le palle di cannone nella direzione che desideri. Capitan Uncino ha ripiegato verso la roccia del teschio.
fai fuoco contro di lui. Fai fuoco contro di lui. Per combattere gli altri cattivi, gira per tutto lo schermo e fai click. Per tutti i galeoni, detesto i finali felici. Per combattere gli altri cattivi, sposta e inclina il libro per far rimbalzare le torte e i birilli nella direzione che desideri. Cerca di aprirti un varco per raggiungere quel terribile direttore del circo. Per colpire i clown in basso, tieni il libro meno inclinato. Il direttore del circo sembra esausto. Ancora pochi colpi e sarà fuori gioco. Per combattere gli altri cattivi, gira per tutto lo schermo e fai click. Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le palle da croquet nella direzione che desideri. Ehi, ecco che torna l'ignobile regina di cuori. Cerca di buttarla a terra. Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le palle da croquet nella direzione che desideri. Scala reale! Sposta e inclina il libro per far rimbalzare le palle da croquet nella direzione che desideri. Scala reale! Scala reale!
cerca di abbattere quanti più soldati dell'esercito di carte da gioco ti riesce. Ehi, ecco che torna l'ignobile regina di cuori. Cerca di buttarlo a terra. Ecco che torna l'ignobile regina di cuori. Cerca di buttarlo a terra. E cerca di abbattere quanti più soldati dell'esercito di carte da gioco ti riesce. Per colpire i soldati dell'esercito di carte, tieni il libro meno inclinato. Per colpire i soldati dell'esercito di carte, tieni il libro meno inclinato. Per colpire i soldati dell'esercito di carte, tieni il libro meno inclinato. Cerca di abbattere quanti più soldati dell'esercito di carte da gioco ti riesce. Sta battendo in ritirata verso quell'orrenda statua di arbusti. Ah, poker d'assi. Per far fuoco verso la bocca della statua di arbusti, inclina di più il libro verso il basso. Sembra proprio che abbiamo ricostruito il lieto fine di tutte le storie e anche qualcosa in più. Sì, la nuova storia si intitola La rivincita dei cattivi e racconta di un grillo che si è riscattato e di chi insieme a lui ha coraggiosamente salvato gli eroi di tutte le storie diventando il più valoroso eroe del libro.
Ricordati, hai salvato tutti gli eroi e garantito il lieto fine di tutte le storie. Ora puoi giocare nei loro mondi magici. La tua immaginazione è diventata così fervida che ti ho riservato una sorpresa a proposito dei tuoi giocattoli. Addio, Fatina! Questo gioco è davvero divertente. Si chiama il Bottinati. Vediamo un po'. Quanti giocatori ci sono? Devi assolutamente scegliere una parte. Vuoi essere un eroe o un cattivo? Ora prendi la moneta con l'immagine del personaggio che hai scelto. Dunque, lo scopo di questo gioco è di mettere in fila 6 delle monete che hai a disposizione. Sembra che il tuo avversario stia per catturarti! Sembra che il tuo avversario stia per catturarti! Oh beh, la prossima volta sarai più fortunato! In questo gioco potrai far ballare il clown Balzerello. Le immagini che vedi tutti intorno mostrano i passi di danza di Balzerello. Ciascuna delle immagini si illumina quando Balzerello esegue il passo corrispondente. Se vuoi provare a ballare al ritmo di Balzerello, prova col Segui il ritmo. Ecco, adesso tocca a te. Caspita, che clown ballerino! Non fraintendere! Quello è Gongolo, è il più forte dei nani.
e riesce a scagliare per aria un altro nano o a sollevare un gran masso senza la minima fatica. Ehi, quello è dotto, è sorprendentemente intelligente, soprattutto se si tratta di costruire qualcosa, per esempio un ponte. Quello è Mammolo, con il badile in mano. È terribilmente timido, ma quando incomincia a scavare non lo ferma più nessuno. Quello è Brontolo. Se già ritenevi che fosse scontroso, beh, aspetta di vederlo di fronte a un ammasso di roccia. E ora Pisolo. Lui, beh, ecco, lui dorme, ma il suo vagone può tornare utile per togliere di mezzo un po' di rottami. Ed ecco Eolo, ha lo starnuto più potente che abbia mai visto. Pensa, può essere tanto potente da spegnere un incendio. Ed ecco Cucciolo, ha la testa più dura che abbia mai visto. È così dura, ma così dura che non si fa male se la sbatte contro il muro. In questo gioco dobbiamo aiutare i sette nani ad arrivare fino in fondo alla miniera con i loro vagoni per prendere i gioielli. Sfortunatamente il tragitto è pieno di ostacoli. È compito tuo scegliere il nano adatto a eliminare ciascuno degli ostacoli. Ora che l'ultimo ostacolo è stato eliminato, fai entrare i nani e il vagone di Pisolo nell'ultima galleria, dove si trovano tutti i tesori. Ehi, guarda, quel piccolo bruco si è perso e tu devi aiutarlo a ritrovare la strada giusta. Se vuoi, puoi capovolgere il labirinto per trovare il sentiero che condurrà il bruco all'uscita nella parte superiore del labirinto. Thank you.